In occasione della 51esima edizione del congresso internazionale dell'EASL che in questi giorni si svolge a Barcellona, ci sarà anche una sessione dedicata all'accesso ai farmaci antivirali azione diretta per i pazienti a livello europeo. Della parte italiana se ne occuperà il professor Antonio Craxi dell'Università di Palermo. Professore, appunto, lei ha, domani presenterà questi dati, com'è l'accesso italiano, qual è la situazione? La situazione italiana è confortante dal punto di vista dei numeri raggiunti. Siamo riusciti dal febbraio 2015, quando questi farmaci sono arrivati nell'uso, nella disponibilità dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di AIFA, all'11 di aprile del 2016 ad aver trattato 42.200 pazienti. Questi pazienti costituiscono grosso modo i 4/5 del contingente iniziale previsto da AIFA in concordato con le associazioni di epatologia e che costituisce di fatto il numero dei pazienti con cirrosi avanzata che dovevano essere trattati subito. Era una stima che avevamo fatto e concordato in qualche maniera per far sì che i pazienti con il più urgente bisogno terapeutico potessero accedere preferenzialmente alla terapia. Questa coorte di pazienti, se tutto va come sta andando, dovrebbe chiudersi attorno a giugno-luglio di quest'anno. A quel punto si pone, direi si impone, il problema del trattamento dei pazienti con gradi di fibrosi più bassi. In una situazione economica come quella attuale e soprattutto anche su un mercato in cui farmaci di altre categorie, pensiamo agli anticoagulanti orali, pensiamo ai nuovi antidiabetici, a tutta una serie di misure terapeutiche altrettanto necessarie, arrivano con prezzi elevatissimi, è chiaro che la spesa farmaceutica globale ha difficoltà a tollerare il costo degli attuali farmaci antivirali, si parla di circa 1 miliardo l'anno, abbiamo già speso più di 1 miliardo dall'inizio del 2015 ad oggi. E se si vorrà continuare a trattare i pazienti con gradi più bassi di fibrosi, cosa che logica ed etica impongono, bisognerà stanziare cifre almeno analoghe per i prossimi 3 anni, perché la stima è che ci siano almeno altri 100-150 mila pazienti da raggiungere e da trattare per l'epatite C, ad evitare che quello che abbiamo già fatto, cioè finire con l'infezione nel paziente con cirrosi, non si traduca semplicemente nell'attesa che altri nuovi cirrotici maturino da stadi di fibrosi non cirrotica. Dunque è uno sforzo se vogliamo di convincimento dei decisori della spesa che tutti medici, pazienti dobbiamo fare assieme, perché altrimenti quello che è l'obiettivo ultimo, cioè la eradicazione tramite la cura dell'epatite C dalla nostra società, non potrà essere raggiunto se non in tempi veramente lunghi. E questo detto da lei, che tra l'altro oggi è stato anche premiato in una sessione, una cerimonia per la sua carriera, la sua dedizione all'epatite C, è di conforto, ma comunque dovrebbe spronare anche chi deve prendere decisioni a prenderle anche urgentemente. Grazie, anche perché spero di concludere fra qualche anno la mia carriera senza vedere più nessun paziente con epatite C ancora con il virus in corpo.